adesso sei giù a Porto o a Vicenza? Squadra al centro del campo, domenica 16 ottobre, si gioca. Pronto a battere la rimessa Luca Meregalli. Cercato e trovato De Enrico in mezzo a due, sguscia dall'olio, prova il destro. Smanaccia Ranieri al quarto minuto, prima occasione, griffata Pavia. Allora, pronti a seguire il tiro dalla bandierina. Rimane in attacco Viareggio, pallone forte teso in mezzo, lo mette giù e libero sulla linea, poi c'è il rimpallo e il gol, e arriva il gol del vantaggio in mischia da parte di La Morte. Da parte di La Morte in mischia, il tapin vincente, Viareggio avanti al Fortunati, Viareggio avanti al Fortunati. Quando è giù il pallone Geller, uno contro uno, all'indietro per Carotti che ha spazio, può calciare, mette in mezzo sul secondo palo per Marchi di testa, il miracolo di Ranieri. Sul cronometro e Pavia non demorde e cerca l'1-1, Viareggio però che difende l'1-0, ancora Alicata, capisce tutto sul passaggio filtrante, intanto è già in piedi Pierangelo Tarantino, ex di turno, gli dà indicazioni Mister Maurizio, potrebbe entrare a breve, il lancio lungo intanto di Cesarini a sinistra per Cristiani, l'uno contro uno, si accenta Cristiani, entra in area, defilato sulla sinistra, doppio passo, Cristiani va tutto da solo, il destro e 2-0, il super gol di Cristiani, 2-0 del Viareggio al 38esimo, gran gol di Cristiani che ha saltato Gelleri, doppio passo su Romeo e il destro all'angolino che trafigge Facchin, 2-0 del Viareggio al 38esimo e per il Pavia adesso rischia di essere alle sue spalle solo Benevento, Viareggio e Foligno, sarebbe quart'ultimo in coabitazione con la Reggiana che però nello scontro diretto ha pareggiato al Fortunati, dunque per differenza reti negli scontri diretti al momento sarebbe, finisse oggi il campionato leggermente davanti. Tanto prova il destro da fuori De Enrico che scalda le mani a Ranieri, tre volte chiamato in causa, anticipato da Fissore, allora Meregalli a sinistra può scendere e accompagnare l'azione, il traversone dalla tre quarti verso Veronese, l'incornata e c'è il gol di Veronese, ha spaperato un po' Ranieri, Veronese all'81esimo riapre la contesa.